il tramonto che ci vedeva la tenda oggi. Questo è uno che mi consiglio, vicino a Fangiro, perché c'è la roba che comunque non costa tanto, si gira tra 1000-3000 yen in base a quello che si può comprare, però è abbastanza economico, è una qualità non è malvagia. Ah, ho comprato due jeans in offerta, una felpa spesa circa 3200 yen, questa è poco 20 euro. Sinceramente non è buono come prezzo, soprattutto perché comunque come me non ho la possibilità di lavorare full time, allora comunque io cerco di risparmiare, è una buona. Possiamo dire che il negozio è gettato anche dai teenager, perché dagli universitari in genere, perché la gente in quel periodo dell'università non ci sono tanti soldi da poter spendere in vestiti, e allora diciamo che è un'opzione più che buona. Abbiamo parlato di vestiti, abbiamo parlato comunque di costo, soldi, e mi ha lasciato una domanda che mi è stata fatta da una ragazza. Riguardo il fatto quanto io ho speso quando mi è servito in Giappone, penso che io sono in Giappone dalla strada, perciò comunque ho lavorato in Australia, ho messo soldi da parte in Australia, ho pianificato un anno prima come, quando e per quanto tempo posso sopravvivere quei soldi senza dover lavorare, cosa che poi alla fine, come ho avuto la possibilità subito dopo un mese di poter lavorare, ho accettato a prescindere, perché i soldi vanno via, è una triste realtà. Comunque una scuola in base chiede dai 4 ai 5 mila euro, la mia costa 650 mila yen, fatemi voi il calcolo, più dovete mettere in conto che dovete pagare un bollettino fisso che si aggirano ormai ai 20 mila yen in un anno, che rappresenta comunque una piccola partecipazione alla spesa. Sì, la scuola copre il 70%, il 40% di rimanenza dell'assicurazione sanitaria, il 70% lo copre lo Stato giapponese, il governo, pagano loro il 70% e il 30% paga la scuola, ma non so se altre scuole lo fanno, tecnicamente sì, però noi siamo comunque per il servizio dobbiamo pagare 2100 yen. Adesso credo probabilmente a Tokyo potrà essere diverso, questo non lo so, ma qua a Sendai mi devo pagare un bollettino di 2100 yen al mese. Più dovete contare l'alloggio se vi dovete affidare a qualcuno, perciò se la scuola la trova per voi dovete anticipare qualcosa alla scuola. Tecnicamente sono 2 o 3 mensilità, adesso mi ricordo che sul foglio c'era scritto che se io necessitavo di un alloggio dovevo garantire altri 200.000 yen alla scuola davanti, cioè 200.000 yen parliamo 7-8 mensilità davanti, però perché comunque devono essere sicuri che, e soprattutto una volta tu decidi di stare per loro, dicono per quale motivo dovresti trovarti un altro alloggio, allora sono tra virgolette furbi e ti fanno fare questa specie di accordo di contratto lunghissimo, così loro si possono garantire un affitto lunghissimo, e tutto il mondo è business, perciò questo in Giappone lo è anche. E poi dovete calcolare il fatto che il viaggio per venire qua e il mangiare, le spese comunque di telefono, se avete intenzione di prendere una scheda come ho fatto io, o un telefono che già voi avete, vi costa 3.000 qualcosa, 3.000 yen, 3.000 yen al mese, il contratto dura 6 mesi, è quello più piccolo, però io dipende, più è piccola la compagnia più la connessione è una merda, leggero, è proprio bene, una merda. Se contattate con SoftBank, allora prendete un telefono nuovo, ti volete che c'è la spizza e dire che okay, io rimango qua in Giappone 2 anni, allora compro l'iPhone. Ecco, e dovete mettere in conto che occhio e croce vi partono 6.000-7.000 yen al mese per coprire il costo dell'iPhone per 2 anni. E in Giappone è molto chiaro, te lo dicono quando vai al negozio, che puoi anche decidere il contratto, c'è la specie dovete pagare un botto per poter chiudere il contratto, cioè quando lo fate siete sicuri di quello che state a fare. Bello, camminava la telecamera in mezzo al bordello. Poi, questo qua, dici Giappone real life.
E tutte queste cose segnatele, perché sono spese che affronta qualsiasi studente, chiunque vuole andare all'estero per fare un'esperienza di studio. E comunque per trovare per fare un'esperienza in genere, sono spese. E poi dovete. Un'altra bestia nera è i trasporti. Se qui a Sendai si tratta di sopravvivere con una bicicletta, anche se la vedo difficile quando comincia ad arrivare il freddo a dicembre, però per gran parte dell'anno la gente usa la bici, si va bene, ma Tokyo è una buona impresa, perciò a volte cercare una scuola e trovare l'alloggio in una situazione che comunque comporta un risparmio dal punto di vista dell'alloggio, ma un macello dal punto di vista dei trasporti che vi rubano tempo, vita e soprattutto soldi, perché la metro è una spesa, che sono quelle 150-200 yen ogni volta che prendete una tratta. E la ticket per quante volte andate alla metro? All'inizio, il primo mese, capace siete tutti quanti felici, strafelici di essere in Giappone, ci cominciate a girare. E quando dopo un mese vi rendete conto che sono partiti 100-200 euro di trasporti, fate due calcoli. Cioè, perché è un discorso non si viene per turista in Giappone, è un discorso non come si fa per un periodo più lungo. Allora comunque i soldi servono, e comunque dovete coprire le spese a prescindere. Nessuna scuola in gran parte in Giappone fa una dilazione del pagamento. La scuola chiede il pagamento della cifra davanti e immediatamente, come il governo accetta a voi il visto, cioè come il governo ritiene che siete elegibili per il visto, la scuola vi chiede i soldi e dovete darli tutti, davanti, a prescindere, la scuola non fa sconti, non frega niente di come la pensate, vi pagherò, ci ho conto in banca con 100.000 euro, non gli frega un cavolo la scuola, dovete pagare tutto avanti. Da dargli subito 650.000 yen e poi sì, poi man mano loro vi daranno una mano, chi è che vi affida vi darà una mano per fare tutta la documentazione. Aprire conto in banca non richiede nessun soldo, conto in banca non esiste, conto in banca è una carta tipo una specie di banco posta, che non è una carta di credito, cioè non volete fare nessun pagamento online. Siamo stranieri, non siamo soggetti a nessun possesso di una carta di credito, non ne gestiamo perché non produciamo reddito. E quel lavoro produciamo solo un piccolo, diciamo, copertura spese, un lavoro part-time che copre un po' le spese, ma non è soggetto, non è un reddito reale. Cioè le banche non sono per niente interessate a noi, minimamente proprio. Distruggerò forse il sogno di qualcuno, ma sarò realista e vi dico che se volete venire in Giappone e fare un'esperienza che duri più di fare di un anno di visto e fare un'esperienza di un anno in Giappone, ma stiamo proprio stretti, vi servono tra pagare la scuola e tutto il resto più di 12.000 euro. Questo è quello che vi serve se volete fare una vita normale. Pizzaiolo! C'è un ristorante che è aperto vicino a casa nostra. Ah, abbiamo fatto questa margherita. Pizza, carbonara. Your face is just, you don't say anything more. It's great. You look great. Yeah. Ah. Ciao a tutti.